Il punto è, Dubai si trova su due blacklist, non su due. Si trova su una blacklist, no? È bello, è bellissimo, ci vado, però poi magari che succede? Che ho rapporti commerciali con l'Europa. Dubai è tornata, Dubai, gli Emirati Arabi Uniti, in realtà con tutte le free zone degli Emirati Arabi Uniti, è rientrata nella blacklist della Commissione Europea, che è una blacklist che loro, che hanno obiettivamente poco da fare, monitorano una continuazione. Quindi ogni 1, 2, 3 mesi c'è una grey list, un'area grigia, e loro mi fanno entrare e fanno uscire, come dire, la Commissione Europea leva e mette, separa i buoni dai cattivi. Dubai, che è il motivo che citavo prima, che succede? La Commissione Europea ha detto: guarda, se diventi un attimino più trasparente, se diventi un attimino più collaborativa, io ti levo dalla blacklist. E Dubai ha detto: che problema c'è? Massima apertura, massima disponibilità. E la Commissione Europea l'ha levata dalla grey list e l'ha messa nella white. Quindi benissimo, boom di società a Dubai, boom di trasferimenti di residenza a Dubai, boom. Poi il problema è stato che l'hanno rimessa da pochissimo sulla blacklist, per cui se le conseguenze non sono ancora esattamente note perché è una blacklist in divenire, cioè è da aspettarsi che però ci saranno difficoltà di avere rapporti commerciali con l'Europa. Per cui se tu te ne vai lì, ti apri una società e con l'idea di vendere i tuoi servizi, i tuoi prodotti in Europa, potresti trovarti nella condizione di trovarti un veicolo inutile. Tra l'altro, e non è una cosa da poco, in questi giorni, io anche in prima persona, insomma, che faccio questo di mestiere, stiamo avendo anche problemi ad aprire conti correnti. Perché? Perché tanto il problema della collaborazione, il problema della trasparenza nasce sempre da lì. Cioè, io voglio sapere dove tieni i soldi, voglio sapere i fatti tuoi. Se Dubai, che appunto aveva detto che avrebbe scambiato, ma in realtà non scambia, quantomeno non al 100%, mettiamola così. Quindi questa è la prima cosa da prendere in considerazione. Dubai è blacklist e potresti avere dei problemi dal punto di vista commerciale. Il tuo business va in fumo. Dubai è, tra l'altro, ancora, questo in realtà è un problema tutto italiano, ma tant'è anche sulla blacklist delle persone fisiche. Cioè, se Alessio decide di trasferirsi a Dubai, sarà messo su una blacklist italiana. Cioè, ai sensi dell'articolo 2,2 bis del testo unico delle imposte sul reddito, in Italia è rimasta l'unica blacklist, al di là chiaramente dei problemi di legislatura fiscale, e paesi come Dubai, ma anche come Monaco, che non è stata messa qui per caso, sono sulla blacklist. Dimmi, sì, c'è, anche Monaco fa parte della blacklist, in realtà credo anche le Bahamas. Il punto qual è? Se io me ne vado in uno di questi paesi, spetta a me provare al fisco che mi sono trasferito fino a prova contraria. Cioè, il fisco intanto ti dice: tu per me sei fiscalmente residente in Italia, e ti fa l'accertamento e ti dice: tutti i redditi che hai guadagnato a Dubai me li devi pagare perché per me sei fiscalmente residente in Italia. E non gliene frega un cazzo. Cioè, non è che gli puoi dire no, ma io no, devi creare tutto un impianto probatorio, tutto un impianto difensivo, se vogliamo, dove devi dimostrare che sei rimasto fisicamente a Dubai per più di 183 giorni all'anno, che c'è un nesso, no? Da qui il problema che vi dicevo prima: ma a me mi piace, perdonatevi il memì, andare a Dubai oppure ci vado solo per non pagare tasse? Perché se poi arrivi lì e non ti piace vivere in un grosso centro commerciale all'aperto, ti diventa difficile quando il fisco ti viene a bussare e dimostrargli che veramente ti trovavi lì piuttosto che da qualche altra parte. Quindi questo è il primo ragionamento da fare. Lo stesso Monaco. Monaco è sulla blacklist delle persone fisiche. È molto interessante sicuramente come giurisdizione. Tra l'altro, come dire, non l'ho inventata io, tutti gli sportivi, gli imprenditori, eccetera, eccetera, da secoli, tennisti, motociclisti, prendono la residenza a Monaco. Quindi il punto da prendere in considerazione è che se ho meno di mezzo milione sul conto corrente, dimentico di andarmi a trasferire a Monaco. Quindi questo è il primo impedimento per chi non ha mezzo milione sul conto corrente. Il secondo, che di nuovo è blacklist, quindi mi ritrovo un'altra volta nella problematica di dover dimostrare che sono io ad essermi trasferito, cioè sono io a dimostrare al fisco che sono veramente lì. E l'aneddoto più carino, diciamo, che mi ricordo su Monaco, all'epoca studiavo ancora, è quello di Pavarotti. Non so se ve lo ricordate, Pavarotti, che aveva preso la residenza a Monaco ed è finito in causa con il fisco. L'aneddoto che si racconta, perlomeno, come dire, tra colleghi, era quello che, quando è stato fatto l'accertamento e sono andati a vedere le prove di Pavarotti, dalle immagini dell'appartamento di Monaco era evidente che, buonanima, non sarebbe entrato neanche nella cabina doccia, insomma, non c'era lo spazio per farlo entrare. Quindi, insomma,
non è off limits, cioè ci possiamo pensare, ma ha il suo costo, ok? Quindi questi sono i paesi a imposizione diretta. Probabilmente, se siamo alle prime armi, se vogliamo capire che cosa significa trasferire la residenza fiscale, vogliamo iniziare a prenderci gusto, no? E capire esattamente quello che posso fare, probabilmente uno dei paesi che può interessarvi di più sono questi qui. Perché? Perché sono i paesi a tassazione worldwide, cioè sono paesi che applicano gli stessi principi per quelli di voi che giustamente ricordano, stavo dicendo, fotografano, eccetera, eccetera. Vi facciamo avere le slide, ovviamente. Quindi, ma feel free, vai tranquillo, mi fa piacere se non c'è, è giusto per voi. Quindi, perché? Perché la tassazione worldwide poi è di fatto lo stesso principio che applichiamo noi in Italia, cioè ti tasso su tutto. Vado, arraffo tutto quello che mi prendi, che riesci a guadagnare. Quindi io guadagno all'interno del territorio, guadagno all'esterno del territorio, me lo devi mettere in dichiarazione dei redditi e io ti applico poi banalmente la mia aliquota. Però anche se applicano lo stesso principio in realtà italiano, ci sono tanti paesi che hanno delle aliquote o dei vantaggi che sono di tutto rispetto. La prima caratteristica è che questi vanno bene per tutti, cioè non c'è bisogno di avere mezzo milione sul conto corrente per andare per esempio in Montenegro. Io vado in Montenegro, il giorno dopo pago il 9% di tasse sul reddito personale. Tra l'altro, prendere la residenza fiscale in Montenegro non è assolutamente complicato, anche se è collegato il 99% dei casi ad un acquisto immobiliare. Però, insomma, ci sono delle... il real estate non è esattamente quello di Milano, quindi si riesce ancora a trovare qualcosa che non vada a 10.000 al metro quadro. Quindi, è soltanto per il semplice fatto di essere trasferito, io applico una tassazione del 9%, tra l'altro è ottimo da incrociare per le pianificazioni fiscali con eventuali società offshore, trust offshore, eccetera, eccetera. Un altro paese assolutamente interessante, dove ultimamente mi è capitato di portare perlomeno un paio di coppie di imprenditori, è l'Andorra. L'Andorra è interessante perché? È interessante perché non è Unione Europea, ma è Europa. Quindi ha un'ottima serie di relazioni anche diplomatiche con i paesi vicini, Spagna, Francia, quindi le burocrazie si parlano, si ha necessità di sviluppare business nei paesi limitrofi. Andorra è il posto dove volete essere. È particolarmente semplice prendere la residenza fiscale in Andorra. Esistono quattro possibilità, quattro categorie che vanno dalla A alla D. Il modo più semplice per prendere la residenza fiscale in Andorra è incorporare una società. Una società che in realtà poi non dovete utilizzare per forza come trading, e io non ve lo consiglio infatti, cioè non dovete utilizzare per fare i vostri business, i vostri commerci, ma la potete utilizzare invece per gestire le partecipazioni delle altre società che mettete sotto. Banalmente questi clienti hanno degli Amazon FBA, di cui poi parleremo in tutta Europa, non potevano gestirli dall'Andorra, abbiamo aperto una subholding spagnola. E il fatto che chiaramente l'Andorra sia in Spagna, abbia un piede in Spagna, ha reso la cosa tutto molto più semplice. Quindi gli utili che arrivano dal mio Amazon FBA in Spagna, essendo una holding, non sono tassati. Quando li distribuisco in Andorra, i dividendi non sono tassati. Quando me li distribuisco di nuovo come persona fisica, non sono tassati. Quindi insomma, c'è un gioco a somma zero che mi fa particolarmente piacere. Quindi, tanto l'Andorra è un posto molto, molto carino. Fa freddo però, c'era la neve la settimana scorsa.